Le immagini che riguardano, prima di chiudere la trasmissione, le immagini che riguardano il calciatore della settimana. È cominciata da questa sera lo speciale concorso promosso dalla Friulana Gas. La Friulana Gas che attraverso le vostre lettere, ricordo casella postale 137 Telefriuli, oppure via Scrosoppi, sempre a Telefriuli, attraverso le vostre lettere ci mandate il nome del calciatore che secondo voi la domenica passata è stato il migliore in campo o degno di essere menzionato. Direi che sono arrivate tantissime lettere, questa è la cosa che ci ha fatto innanzitutto molto piacere e soprattutto è stato un po' difficile stabilire chi è stato il più bravo domenica contro l'Inter, perché in effetti tutti gli 11, anche i 12, perché è entrato anche Bertoni, sono stati veramente all'altezza della situazione, però c'è stato un giocatore che ha raccolto un pochettino di più e tutto sommato siamo stati contenti perché è un giovane che merita di essere premiato e grazie alla Friulana Gas vi presentiamo questo servizio con il calciatore della settimana. Ecco, sempre puntuale. Sapete, mi sono chiesto come risparmiare sul riscaldamento e i tecnici della Friulana Gas hanno studiato e risolto il problema installandomi in uso gratuito questo serbatoio. Dov'è il risparmio? Il gas profano è pulito, garantisce un rendimento elevato e costante, non necessita di manutenzione e posso controllare e gestire i consumi. Lui? Non l'ho chiamato io. La Friulana Gas, di sua iniziativa, mi rifornisce a periodi regolari. Ho sempre il serbatoio pieno e pago comodamente quello che consumo. Un consiglio? Rivolgetevi alla Friulana Gas. Vi metterà a disposizione gratuitamente i suoi tecnici. Può essere un'idea per i vostri problemi. La Friulana Gas vi presenta il giocatore della settimana. Marco Branca è il primo vincitore del concorso della Friulana Gas per il calciatore della settimana. 21 anni, è nato il 1965, 6 gennaio, a Grosseto, toscano di origini, cresciuto calcisticamente nel Cagliari. È arrivato da questa stagione a Udine. Dopo aver fatto qualche apparizione in Coppa Italia ed aver esordito, seppur per pochi minuti, in campionato contro la Juve, domenica scorsa è stato chiamato da De Sisti a sostituire Nick Zanoni infortunato. Lo ha fatto in maniera brillante, traducendo, seppur con molta sfortuna, il gran lavoro della squadra contro l'Inter. Il suo nome ha raccolto i maggiori consensi dei tifosi, anche se per la verità dopo la bella prestazione collettiva della squadra era difficile trovare uno che si elevasse su tutti. La sua gara è stata una lieta sorpresa, è giovane e va sostenuto. Dotato di buoni fondamentali, sa muoversi in maniera armoniosa su tutto il fronte d'attacco. Il suo nome, vista anche l'anagrafe, è finito sul taccuino di Sergio Brighenti. Auguri Marco. Contento Marco Branca? Beh sì, molto soddisfatto per la partita, del rendimento mio personale e ringrazio la Friulana Gas del premio che mi ha voluto consegnare